comenzó el invierno en la ciudad, pero a Buenos Aires llegó el verano italiano, el festival que busca unir las culturas de estos dos países. Hoy llegamos hasta la Usina del Arte, en el barrio de La Boca, y a muy pocas cuadras de las orillas que vieron llegar a los inmigrantes para presenciar La Dolce Vita, el concierto que homenajea a la música del cine italiano. Cosa è questo concerto Dolce Vita? La cosa particolare di questo progetto è che ho scelto musiche che hanno una forza espressiva di per sé, cioè che vanno oltre l'immagine. Se io non ascolto questa musica senza conoscere il film, comunque mi dà qualcosa. Lo show è molto bello, è molto accattivante perché sono tutte musiche per film, ma molto molto famose in tutto il mondo grazie a compositori come Morricone e come Ortolani. Perché portare questo concerto qui in Argentina? Il pubblico argentino, che è un pubblico colto, che è un pubblico raffinato, e sono stato sempre molto appassionato di questa parte del mondo e molto appassionato di Argentina. Io mi emozioné muchísimo, muchísimo. Fu un recordatorio amoroso de nuestra juventud. Muy bueno, nos parece que nos enriquece y en el intercambio crecemos todos. Qual è la relazione tra la cultura argentina e la cultura italiana? Abbiamo anche questa grande capacità di risolvere i problemi anche all'ultimo momento. Questo spirito particolare che ci unisce in qualche modo, no? L'Italia è il secondo paese dove si balla il tango. E ho detto tutto. Questo vi fa capire la compenetrazione, il riconoscimento che c'è tra i due paesi, delle loro culture. Tanti italiani hanno contribuito anche a fare la cultura argentina e noi italiani siamo pazzi della cultura argentina. Así, con este inmenso aplauso termina La Dolce Vita, el concierto que demostró una vez más que en Buenos Aires la cultura italiana y la argentina van de la mano. Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.